nostro esprimere con le nostre tradizioni la nostra fede. E siamo fratelli perché figli dello stesso Padre. Maria ci ha dato questo figlio che ci fa figli. E allora la benedizione della bandiera, di questa prima bandiera del gremio degli otto ferrocarabinieri, che potranno fare anche loro la faraglia, è davvero molto suggestivo. L'emozione che si vede nei volti dei gremianti degli otto ferrocarabinieri che hanno aspettato più di 80 anni questo momento, e la gioia anche di tutti noi, di tutta la città. Allora procediamo a questa che è la prima bandiera, quindi per questo facciamo pubblicamente la presenza di tutti i gremi. Fratelli e sorelle carissimi, siamo oggi qui riuniti nella gioia nel momento in cui viene benedetta una nuova bandiera del gremio, quella degli autoferrotrambieri. Il vessillo che avete portato è un'espressione della vostra fede, della vostra devozione. Prima di tutto a Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. E poi a San Cristoforo, modello di coloro che servono nel loro cuore Cristo. Questo stendardo serve a voi a richiamare l'amore di Dio, ad accrescere la fiducia nella Beata Vergine Maria e a conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su tutto il gremio e su tutti i gremi della città, sul mondo intero e con voi rimanga sempre. Amen.